È in corso a Bologna, sto parlando con Paolo Ferrari, fotografo, fotoreporter, è in corso a Bologna una mostra di Pupi Avati. La città e la Cineteca dedicano un omaggio particolare a questo grandissimo regista che ha fatto 100 film, forse anche più di 100, e anche sceneggiati e anche fiction, eccetera. In questi film uno dei primi fotografi di scena è stato Paolo Ferrari. Quindi Paolo Ferrari, oltre al fotogiornalista, ha fatto il fotografo di scena per Pupi Avati. Com'è accaduta questa amicizia, o comunque questa collaborazione con Pupi Avati? Allora, io lo conoscevo già per il jazz, perché sono un appassionato di jazz, perciò andavo a tutti i concerti, festival, tutte queste cose. E lì conobbi Pupi Avati, che suonava il clarino nella Reno Dixieland Gang. Reno Dixieland Gang, non band. No. E allora, no, perché c'era già una band che era quella di Nardo Giardina. Ce n'erano due a Bologna. E allora, sai, facevano le stripparette col camion, sopra il camion, che suonavano nella zona di... Tutto questo negli anni 60? No, se, anni 60. Metà anni 60, ecco. Poi a un certo punto seppi che Avati stava girando Balsamus. E allora l'andai a trovare a Villa Zambonelli, che è sulla Ferrarese. Ma lì l'avevo il fotografo di scena, che era uno della De Paoli di Roma. Solamente che io facevo le foto e gliele davo, che lui ha usato. Che la funzione del fotografo di scena... Tu dirai, se fanno una ripresa con la macchina da presa, perché non usano quello? Perché se tu pigli un fotogramma di una macchina da presa e lo blocchi, è mosso. Perché viene ripresa un trentesimo, poi in velocità viene tutto... Perciò cosa... Fotografo di scena cosa fa esattamente? Il fotografo di scena fa il materiale fotografico che di solito va ai giornali, che serve per fare i cartelloni. E quindi come si posiziona rispetto alla macchina da presa? Il fotografo di scena si mette in asse con la macchina da presa, si informa dall'operatore che ottica usa. Siccome i formati sono diversi, quelli usati dalla macchina fotografica, devi rapportare l'ottica al tuo formato per avere l'inquadratura simile. E questa collaborazione con Pupi Avati, con che film è avvenuta? Allora, sicuramente Balsamus. Balsamus, che le facevo così da dilettante, che adoro. Poi lui mi chiese, siccome avevo in produzione un altro film, che era Thomas, mi chiese di fargli il fotografo di scena lì. Faccio presente che sia Balsamus che Thomas sono molto danneggiati e bisognerebbe restaurarli, perché sono due film che si vedono molto molto male, cioè la pellicola, che è la pellicola... Ah sì, ma poi allora giravano in 2P, sai cos'è 2P? Cioè la panoramica gigante viene di solito fatta con una lente anamorfica che stringe il fotogramma, che dopo con la lente anamorfica contraria lo allarga, va bene? E tu hai la panoramica. Mentre invece Avati girò sulle due perforazioni della pellicola, perciò lui aveva già un fotogramma stretto. Cioè, quasi un normalotto, diciamo. Sì, però su due perforazioni, perché di solito va su quattro. Su quattro, ma è un fotogramma quasi quadrato, che lo devi allargare con la lente anamorfica. Lì invece, aveva il coso, come si chiama, usava due perforazioni, risparmiava pellicola, però aveva anche una qualità minore, perché aveva un fotogramma più piccolo. Lui sia Balsamus che Thomas li ha girati il set, un set bolognese, sia quello di Balsamus che Thomas, o sono stati in studio? Allora, Balsamus l'ha girato a Bologna in esterno, l'ha girato. Ha girato fra Bologna, Monteveglio, Monterenzio, sì, tutto, no, così a Calderino, tutte quelle zone. Quindi un set molto bolognese, molto uno bolognese. Strano. Villa Zambonelli, che è sulla Ferrarese, eccetera.
Esiste ancora questa villa Zambonelli? Villa Zambonelli, sì, ci passi davanti quando vai a Ferrara, quando tu lo vedi sulla sinistra lo vedi che c'è questa bellissima villa in mezzo a un parco. C'è una bellissima villa in mezzo al parco che è stupenda, che peraltro adesso è lasciata andare. E lì, sai, girò anche di notte, c'erano delle scene di notte, era molto suggestivo. E io lì gli feci tutto il lavoro che lui poi utilizzò dopo, anche il mio. E lì mi anche di notte? Anche di notte. Lavorasti con le luci? Con le luci sue. Ma tu devi lavorare con le luci del set, non puoi mica mettere flash o altre cose. E diciamo, il fotografo di scena però è anche quel fotografo che fa l'ultimo scatto al set, perché il giorno dopo, all'indomani, quando si riprende... No, lì ci pensa la segretaria che lo fa con una polaroid. Perché allora, non è come adesso che è digitale, lo vedi subito. Allora lo dovevi mandare a Roma al laboratorio. Perché le pellicole venivano sviluppate con lo stesso sviluppo del film, perché dovevi avere l'identica finalità. Sì, adesso sono 5-6 mesi che assolutamente non è più usato in nessun modo la pellicola normale, ma è stata completamente sostituita da quella digitale. E adesso sai, tu puoi fare la foto, poi dopo sei subito la foto e il giorno dopo hai il set. Mentre invece allora sai, dovevi lavorare in pellicola e la pellicola andava via. Un'altra domanda, mi dicevi prima che tu hai suggerito, proposto quel set di quel film poetico, assolutamente poetico, che sono Le strelle nel fosso. Allora, finito di girare Thomas, Avati aveva l'idea di fare un colosso con Alec Guinness come protagonista, dal titolo Fuori dal bosco di Erpi. Perché allora con Avati c'era questo, che si lavorava come fosse una famiglia. Non è che ci fossero dei ruoli ben precisi. Un cinema a produzione familiare? Sì, non c'erano dei compiti precisi, della burocrazia, diciamo. Ecco, allora io con De Cesare, che era collaboratore, andavo in giro a trovare i posti per questo film. Noi avevamo una lista di luoghi descritti, cioè per esempio c'era un bosco molto scuro, una casa in mezzo alle valli, insomma queste cose qui, perciò io gli ho fatto tutti i sopralluoghi e glieli ho trovati io perché ero un grande conoscitore di Bologna e della provincia di Bologna. E del Po anche. Sì, e del Po anche. E della Valpadana. Infatti Le strelle nel fosso le ha girate, credo, in un posto che si chiama Porticino, che si trova fra Lido di Pomposa, tra la chiesa di Pomposa e come si chiama l'altro? Aspetta, i boschi della Mesola, no, non era, e il taglio della Falce, che sono tutte zone. Ecco, e lì c'è questo casone vallivo con una specie di molo, che era la casa dove arrivava tutto il pescato dei pescatori delle valli di Comacchio. Ho trovato un sacco di posti, anche per il film che ha fatto su Mozart. Noi tre? Sì. Lui mi aveva dato un foglio con su scritto Villa Fortificata e Villa Neoclassica, tipo Via Col Vento. Perciò io gli presi la Villa Pallavicini, che aveva le colonne doriche e tutto il resto, e la Villa Palazzo Albergati, che è la classica Villa Fortificata, c'è i torrioni. Perciò sì, che c'era Tobia di l'amico di Lucio Dalla. Lucio Dalla, sì, che allora faceva anche il Trovarobe. E quindi diciamo la Tobia, l'amico di Lucio Dalla, ma era tutta una cosa in famiglia. Era perché anche Tobia lavorava nel jazz, quindi era, sì, nell'ambiente del jazz. Sì, Tobia a un certo punto era lì con Avati che faceva un po' l'organizzatore, il Trovarobe, eccetera. E per esempio, non so, Avati ti dava un foglio su cui scritto occorrono 10 elementi repellenti, perché lui aveva queste cose, e Tobia entrava nel bar e diceva hai neque di repellenti. Era una cosa molto divertente. E allora c'era nel copione Ragazza Hippie,
e bisognava trovare questa ragazza hippie. Tobia aveva questa consegna di trovare una ragazza hippie. Ci trovavamo alla sera con Avati, ci trovavamo all'hotel Corona d'Oro e stavamo lì a parlare, a bere qualcosa. E niente, allora c'era questa ragazza hippie, che è quella poi che vedi, hai visto nelle foto, che accompagna Pizzirani nel Viaggio Fantastico. E allora, a un certo punto, ragazza hippie, chi è, chi non è, io quell'anno Ronconi aveva fatto l'Orlando Furioso in piazza, con la Mariangela Melato, l'Edmondo Aldini, eccetera. E allora io andai a fotografare l'Orlando Furioso, perché allora era appassionato anche di teatro. Poi ti dirò che sono stato anche fotografo di Franco Enriquez per 12 anni, ma comunque ero appassionato di teatro, andai a fotografare questo spettacolo, poi andai e mi impressionò molto la Mariangela Melato, le feci molte foto e gliele portai all'Hotel Roma. Lei venne fuori dall'Hotel Roma, che andava a prendere un caffè lì al Mocambo, era la ragazza hippie. Perché lei allora vestiva con lo zingaresco, che allora era di moda, nero, con tutti i lustrini, eccetera. Aveva questo boa distrutto, non so di che accidente fosse. Aveva i capelli ricciolini, corti, ma tutti ricciolini. E ciò per me era lei. Allora disse davanti, guarda, c'è una certa Melato, che per me è la ragazza hippie. E allora loro l'andarono a vedere, assieme a Matteussi, tutti quanti, e la scritturarono. Che lei nel film Thomas fece una doppia parte, fece quella della ragazza della sartoria e quella della ragazza hippie, perché qual era la connessione? Che il giovane attore, che era Pizzirani, si era innamorato della ragazza hippie, della ragazza della sartoria, e aveva sublimato questa infatuazione con un viaggio fantastico con questa ragazza, che era diventata la ragazza hippie. E niente, questo viaggio cominciò sotto al Pavaglione, che c'è ancora la foto del cavallo sul Pavaglione carrozza, e finisce alla Villa Spartivento, che l'avevo trovata io quella lì davanti. Non c'è più adesso Villa Spartivento. No, non c'è più, l'hanno battuta, sono stati dei polli. Comunque l'avevo trovata io davanti. Io giravo in coppia con questo De Cesare, che era simpaticissimo, giravamo per il Delta del Po, lui aveva loro una macchina, giravamo con lui e trovavamo i posti, io facevo le foto, le sviluppavo qui in cantina da me e gliele portava davanti, lui le guardava e sceglieva i posti. Era fatto molto. Io sono andata a vedere la mostra ed è per questo che ho cercato di parlarti, perché c'è una foto in noi tre, di noi tre. E ricordo la carissima Barbara Rebeschini, che ci ha lasciato neanche un anno fa, molto bella, molto una brava attrice con una vita artistica davanti, che purtroppo ci ha lasciato giovanissima. Dopo. E ci sono state anche altre persone come Nick 900 che ho ricordato, che io naturalmente non conoscevo e che ho visto che comunque compaiono in questa mostra. Una gita scolastica, cito, c'è Delle Piane con Carlo Dalle Piane e poi c'è Orlandi. Orlandi è quell'omone grosso che c'è in questo film, che fa Zeder. Forse no. Che lui aveva un'osteria a Mineo. Zeder fa parte di questi scary movie di Pupi Avati, che sono La casa dalle finestre che ridono, sì, L'arcano incantatore. Lui è stato sempre fedele agli attori che hanno lavorato. Zeder fa venire i brividi. Infatti, quando finì, lui promise di fare una specie di clan con tutti quelli che avevano collaborato con lui, per continuare il lavoro di collaborazione, solo che andò a Roma, io aprì lo studio, perciò. Poi ci siamo ritrovati, che lo ritrovai a cosa? Al Castello alla Giovannina, a San Giovanni Persiceto. Comunque Pupi Avati, ho raccolto alcune sue conferenze fatte al Festival del Cinema di Bellaria,
Pupiavati ha sempre detto che il film che ha dato un colpo di sterzo nella sua carriera è stata La Mazurca del Barone, della Santa, sì, e del Fico Fiore. Ti spiego, allora, quando ti ho detto La Giovannina, perché andai lì che c'era una cena, che c'era Paolo Villaggio, Tognazzi e Pupiavati. Cioè, Paolo Villaggio aveva visto Balsamus ed era rimasto impressionato favorevolmente, perché Balsamus è bello. Era rimasto favorevolmente. Comunque è illeggibile Balsamus in pellicola, bisognerebbe digitalizzarlo. Ma bisognerebbe cercare un'altra copia, che probabilmente ce l'ha un personaggio qui di Bologna, non so se sia ancora vivo, che fu uno dei finanziatori del film. E ti dico che furono impressionati, allora lì nacque La Mazurca del Barone, della Santa e del Fico. Nacque lì con Paolo Villaggio, Tognazzi. Perché anche lì è strano, Pupiavati è un uomo che dice di essere di fede, eccetera, poi in fondo La Mazurca del Barone, della Santa e del Fico Fiorone non è molto generosa nei confronti del miracolo. La storia di un atleta che cade dal fico, sì, si rompe una gamba e diventa, sì, zoppo. E poi in fin dei conti fa passare come santa una farfallina notturna, signora, perché lui l'aveva idealizzata, eccetera. Adesso poi appunto anche lì ci fu questa apparizione di Thomas, fu girato a Ferrara perché lui era convinto in quel periodo, perché c'era stato il giardino dei Pinzi Contini, un sacco di roba, che Ferrara portasse fortuna. Pupiavati? Sì, perché Bologna, i film girati a Bologna non avevano mai avuto la grande fortuna. Tu pensa a quello con Aldo Fabrizi, hanno rubato un tram, non ha avuto una grossa fortuna come film. Non so, non l'ho mai visto. Sì, ma è roba vecchia, vecchia. La banda Casaroli anche. Un bellissimo film, l'ho visto a posteriori. Dove è andata? Però appunto qui era... La vuoi. Sempre parlando della mostra in corso fino al 14 agosto a Palazzo D'Accursio, su Pupiavati, dove si sviluppa contemporaneamente, parallelamente, sia gli album fotografici, sia le foto degli album di famiglia, sia diciamo alcune foto di scena che evocano questo album di famiglia. Stavamo parlando dei primi tre film, che sono Balsamus, Thomas e La Mazurca del Barone, della Santa e del Fico Fiorone, i primi. E un pensiero anche a noi tre, un pensiero anche a una gita scolastica dove sembra proprio uscita da un album di famiglia, questo, sì, ricordo di una zia che ha questo improvviso e senile ricordo di una gita scolastica avvenuta 70 anni prima. Sì, che va una poretta, Sasso Marconi. Dove sboccia un amore fra i due prof, eccetera. Quindi eri presente tu a questo Ma set? Ma credo che lì l'abbia fatto Nasaldi, perché contemporaneamente, perché quel film credo sia stato anche sponsorizzato dall'amministrazione provinciale, perché faceva vedere tutti i luoghi. E Nasaldi allora credo che abbia fatto un filmato lui per l'amministrazione provinciale. Tra l'altro ricordo anche un film di Riccardo Marchesini, Giostra Film, ha fatto Buio in sala, e non solo, anche un film sui luoghi dell'Emilia Romagna in cui Pupiavati ha girato dei suoi film. Sì, io con Marchesini siamo amici, tra l'altro ho collaborato a diverse sue iniziative. C'eri tu quella sera al Barcano? No, io ero alla prima di quel film. No, fece I Delitti del Dams. No. Un dibattito con Lucarelli, eccetera. No. Perché sono...
Mi dicevi che c'è stato anche un prestito a Pupi Avati, no, che è durato a lungo. No, per un'amicizia, con Pupi Avati c'era una grande amicizia allora, perché si lavorava come in una grande famiglia, si lavorava. E niente, io gli prestai, perché Pupi Avati ha un senso dello humor notevole, e io gli prestai due libri, che uno era L'opera aperta di Umberto Eco e L'Ulisse di Joyce. Lui li ha tenuti per 20 anni, poi un bel giorno mi è arrivato un pacco e lui mi ha restituito i libri e dentro c'era scritto dal giorno tale, proprietario Paolo Ferrari, l'ha scritto nel quarto di copertina, dal giorno tale al giorno tale, proprietario Pupi Avati, dal giorno tale ritornano al legittimo proprietario. Io sullo. Gli piacque molto l'opera. Allora, tu hai prestato L'opera aperta di Umberto Eco a Pupi Avati, a lui è piaciuta? Ma penso di sì, perché lui la citava sempre, perché lui nei suoi film lascia sempre uno spazio all'immaginazione. Perciò questo spazio all'immaginazione è proprio L'opera aperta, perché Umberto Eco parlava appunto di questo, dell'arte che non è chiusa, non è che tu hai un'arte che devi per forza vederla sotto quello che voleva fare l'artista. Lasci sempre uno spazio all'immaginazione del fruitore dell'opera. E Avati lascia sempre uno spazio, perché tu vuoi ciò. È una storia sociale della famiglia, delle relazioni familiari, ma anche interpersonali. Ma sai, io Pupi Avati quando è andato a Roma l'ho perso un po' di vista, perché avevo da lavorare e non potevo tenere i rapporti. Ci siamo sentiti, quando lui veniva a Bologna ci vedevamo, eccetera. Però non puoi parlarmi di rapporti interpersonali della famiglia, perché io la famiglia di Avati non l'ho mai frequentata. Beh, vabbè, no, ma lui usa la sua famiglia come specchio per parlare della famiglia in generale. Sì. Ed è proprio l'intento anche di questa mostra. Ha una visione molto ottimistica. Infatti si chiama Parenti, Amici ed Altri Estranei. Cos'è, un film? No, è il titolo della sua mostra. Ah, beh. Parenti, Amici ed Altri Estranei. Sì. E la galleria fotografica è organizzata, sì, l'ho vista, che tutti sono a tavola, sì, e poi i mezzi di trasporto, diciamo, sono fotografie che sono diciamo state suddivise per set e per ricordi. Sì, ma